In diretta dal Rubens Fadini di Giulianova per la finale playoff del girone A di promozione si affrontano e sono entrate appena adesso sul terreno verde del comunale Fadini di Giulianova la nuova Sant'Egidiese ed il Castelnuovo Vomano che si giocano quest'oggi in 90 minuti o forse in 120 minuti il sogno chiamato eccellenza. Il direttore di gara sarà il signor Esposito della sezione di Pescara, gli assistenti saranno il signor Bosco di Lanciano e Nappi di Pescara con la casacca numero 7 sulle spalle che ora riceve un altro bel pallone, lo mette giù con la sua favolosa tecnica, finta di Giorgio, il cross bellissimo, il colpo di testa del campo, lancio lungo, lo può mettere con l'esterno e lo addomestica Traini, il tiro di Traini col mancino. Lupo, problema alla spalla, però si batte il calcio d'angolo, il tiro con Traini, sulla destra c'è Di Giorgio, ecco il pallone per il numero 7 che mette il pallone al centro, batti il ribatti e poi il tiro alla rete, rete sante. De Rosa, messo a terra De Rosa, calcio di rigore a favore del Castelnuovo. La rincorsa di De Rosa, i fischi dei tifosi giallorossi, l'ansia di quelli neroverdi. Rimette il taccuino in tasca Esposito di Pescara, parte il fischio, parte la rincorsa di De Rosa, il destro e la rete! De Rosa che mette in rete il pallone dell'1-1. Il cross di Di Giorgio, il colpo di testa e poi un batti e ribatti il tiro. Il direttore di gara decide che si può andare ancora a giocare perché il Castelnuovo dall'altra parte ci prova con Recchiuti, il traversone De Rosa che stava caricando la dinamite, ancora De Rosa, ma nessun rischio poi per il Castelnuovo nell'azione di ripartenza della Santa, mentre ora ci prova. È quello di 1-1, aveva sbloccato il match al 33 del primo tempo il numero 10 Traini per la Sant, al quinto del secondo invece ha trovato il pari il Castelnuovo grazie a un calcio di rigore che si è procurato e ha realizzato poi di seguito il numero 11 De Rosa, il colpo di testa da parte di Rompo. 47 i minuti, 40 i secondi, evidentemente forse sul rinvio di Francesco Cattenari metterà il fischietto in bocca il signor Esposito della sezione di Pescara, ma sbaglia il rinvio, parte il contropiede di Rosa, poi il contrasto con Cimina e Cimina secondo me prenderà un bacio, un abbraccio e non so se ne hanno la possibilità, ma anche uno stipendio in più da parte della società del Castelnuovo. Esce Cattenari, ci mette la sagoma, la panchina della Nuova Sant ad aspettare il fischio che arriva adesso. Il Castelnuovo Vomano pareggiando 1-1 al Rubens Fadini contro una straordinaria Nuova Sant'Egidiese, stacca il biglietto color eccellenza e va a fare compagnia alla Bagica Lupo Vasto Marina che già da circa 40 minuti era lì sulle sponde adriatiche del Vastese a festeggiare.